Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ho ritenuto interessante fare un video di aggiornamento su come stava andando il CAT, di fare una sorta di sintesi generale. Ormai sono 4-5 mesi che mi ritrovo in definizione, quindi ci sta fare a fine CAT praticamente una sorta di riassunto di come è andato, perché come sempre tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi secondo me la miglior valutazione di un percorso viene sempre fatta alla fine. Il CAT è iniziato durante il mese di febbraio, dove ho raggiunto un peso di circa 87,5 kg. Io vi ricordo che partivo da circa 76-77 kg in pregara. Piccola premessa, io sono quello che viene solitamente chiamato come endomorfo, quindi non ho bisogno di chissà che calorie per fare bulk, ho un TDE molto basso, il mio TDE è di circa 2300-2400 kcal e questo nonostante la massa magra, nonostante gli anni di allenamento eccetera, è rimasto sempre costante. Un'altra cosa che c'è da dire, io da bambino sono stato sovrappeso e quindi questo influenza molto la mia enorme capacità di mettere massa grassa durante un'ipercalorica, quindi devo essere sempre controllato nei bulk. Sotto ogni video io mi ritrovo sempre persone che mi dicono è impossibile che tu mangi così poco, perché c'è sempre questa ideologia che chi fa palestra deve mangiare 4-5.000 kcal e non è assolutamente vero, ognuno di noi ha il proprio TDE, ognuno di noi ha il proprio dispendio calorico, c'è chi sta a 3-4.000 kcal, c'è chi come me sta a 2500 e ci sta bene, ci sta tranquillamente, comunque io non soffro la fame, questo è molto importante. A fine bulk sono arrivato a circa 2800 kcal, che sono quindi circa 500 kcal in più del mio TDE, della mia norma calorica, e durante i mesi siamo scesi via di 200 kcal a ogni 3-4 settimane, fino ad arrivare a un minimo di 1800 calorie. 1800 calorie possono sembrare molto poche, ma in realtà sono semplicemente 500 kcal sotto la mia norma calorica. In tutti questi mesi ho perso circa 4 kg, quindi circa un chilo al mese, è stato un CAT molto lento. Noi sappiamo che per ottimizzare il CAT e quindi diminuire la perdita di massa magra durante la fase di definizione, il CAT va fatto lentamente senza esagerare con il dispendio energetico. Quindi se voi avete una norma calorica di 2500 kcal, fare un CAT di 1000 kcal grosso modo vi cannibalizzerà, che esiste come parola, la massa magra. Passando quindi da 2800 kcal a 1800 kcal come punto minimo, siamo passati da una media di 270 grammi di carbo a 140 grammi di carboidrati, da 200 grammi di proteine a 180 grammi di proteine, che mi ritrovo ora, da 100 grammi di grassi a 70 grammi di grassi. Quindi possiamo notare che la differenza maggiore a livello calorico è stata fatta dai grammi di carbo in meno. Poi del resto ne parliamo quando arrivo a casa, che mi fa male il braccio e sto sudando come un cammello. Eccoci qui ragazzi, andremo a vedere un po' a livello generale anche il mio allenamento, che penso sia comunque molto importante al di là della nutrizione, perché ricordiamoci che il 50% lo fa la nutrizione, ma il 50% lo fa l'allenamento. In questo caso il mio programma attuale prevede 4 sedute allenanti a settimana, come mio solito, 2 push-pull e invece 2 allenamenti specifici per gambe e braccia. Ho comunque cercato di mantenere del lavoro sui fondamentali, sulla forza, perché noi sappiamo che cercare di preservare il più possibile la forza è un ottimo modo per preservare massa magra, però allo stesso tempo mi sono anche
spinto maggiormente sul metabolico. Questo per un paio di motivi, ve li elenco molto brevemente facendo un riassunto, ossia il primo è per avere un EPOC leggermente più alto, per avere una maggiore deplezione a livello di glicogeno e quindi poi andare a supercompensare con i carboidrati post allenamento, per aumentare la densità allenante e soprattutto perché ho avuto la tendinite nei mesi precedenti e sto ancora recuperando. Però già adesso comunque io mi sento molto meglio, non ho più fastidi e quindi ne sono praticamente uscito. Un altro discorso del fatto che mi sono spinto maggiormente sul metabolico in questo programma è perché a calorie basse ovviamente il recupero diminuisce. Diminuendo il recupero, per mantenere un volume allenante alto, senza esagerare con il CNC, questo può essere un ottimo modo per mantenere tutti dei parametri che rimangono comunque allenanti e recuperare prima. E niente, vi lascio le clip del video. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima, perché stavo morendo di caldo, è che ora stiamo risalendo lentamente con i carboidrati. Una volta toccato il punto minimo col taglio calorico, in questo modo andremo a migliorare la risposta metabolica con più carboidrati e in più andremo a riempire le scorte di glicogeno e quindi le prestazioni in palestra, però rimanendo comunque in ipocalorica. Ok, perché comunque fino a 2300-2400 kcal siamo in ipocalorica. Un'altra piccola differenza a livello di macronutrienti, come possiamo notare, è che ho inserito più frutta, più verdura e alimenti leggermente, tra virgolette, un po' più sani, un po' più fit. Questo proprio perché sudavo tantissimo. Quindi da lì mi è venuto in mente che probabilmente, data l'eccessiva sudorazione, forse era il caso di integrare maggiormente sali minerali e micronutrienti. Quindi sono andato un po' a pulire l'alimentazione per queste ultime settimane di definizione. E come piccolo tips che voglio darvi oggi è quello che, dati gli alimenti, ho preferito dissociare carboidrati e grassi, una cosa in cui io mi trovo molto bene nel farla, e mi tengo essenzialmente due pasti al giorno con i carboidrati, generalmente molto vicini all'allenamento, uno prima dell'allenamento e uno dopo l'allenamento, di solito, dove tengo carboidrati e proteine e praticamente bassissimi grassi, mentre invece negli altri pasti tengo proteine e grassi. In questo modo ho notato che, almeno per quanto mi riguarda, ho minor ritenzione idrica e soprattutto ho una performance in allenamento che è migliore rispetto a un'alimentazione più variegata durante la giornata. Perfetto ragazzi, il video di oggi termina qui, spero che vi sia piaciuto, ho cercato di renderlo più interessante con più informazioni possibili. Ultima piccola precisazione, il cut andrà avanti ancora un mese, quello che mi aspetto io in quest'anno di allenamento è di essermi portato a casa circa 1-2 kg di massa magra, che per un atleta natural che si allena da più di 10 anni sarebbero comunque tantissimo. Tantissimo, e questo soprattutto per chi continua a darmi del dopato nei commenti, che lasciatemelo dire che voi del bodybuilding non ci avete capito niente. E dato che su YouTube Italia non va mai di moda né il bodybuilding natural, ma soprattutto il bodybuilding natural
fatto bene. Sotto in descrizione, ragazzi, potete trovare il link di Bulk Powders. Usando il mio link per fare acquisti darete una grossa mano al canale. Per tutti quanti, ci vediamo comunque presto a un prossimo video. Grazie mille.